Francesco e Raimondo si conoscono al reparto G11 del carcere di Rebibbia. Che me lasci? A proposito, che me lasci? Le difficoltà del carcere rafforzano la loro amicizia. Come va sta faccia? Dimmi sì! Ti dico sì, più che preparato. Arrestato per rapina, qualsiasi tipo di reato si poteva fare, io lo facevo. Francesco esce in libertà e torna a Cologno Monzese con l'idea di rifarsi una vita. Io non voglio sentire parlare di impicci né di droga. Raimondo esce dal carcere per un breve permesso. I due amici si incontrano. Ma Raimondo si accorge che qualcosa non va. Io gli ho detto, avuto, vedi che brutte, vattene. Anche Andrea Moretti esce dal carcere per fine pena. Ad accoglierlo ci sono la mamma. Mamma! Ed Abby e Teki, due piccoli Yorkshire. Abituato ai soldi facili, dopo tante rapine in banca, Andrea fatica ad accettare l'idea di andare a lavorare. Ma non ci sono proprio i soldi! E se ne va a zonzo col suo amico Emiliano. Andiamo a fare un giro e se andiamo a ballare. Gli amici della cella numero 12 dubitano che Andrea si convertirà ad una vita onesta. Dove andrà a lavorare, Andrea? Deve cambiare zona. Soprattutto suo cugino Diavoletto. Che poi quando stai qua si diventa le cose, sì, uno si è fatto 5 anni, quando esco vado a lavorare una chiacchiera. Intanto a Rebibbia la vita continua col solito tran tran. Ogni mattina, in ogni carcere d'Italia alla stessa ora, il carrello del latte dà la sveglia. Questo rumoroso carrello è la grande tetta dei detenuti d'Italia. Quella che ti fa tornare bambino. Perché il carcere è come una grande mamma. Pensa a tutto lei. Ti solleva da ogni irresponsabilità. Buongiorno, latte. Basta azzerare il cervello. Dammi la brocca. E anno dopo anno ti ritrovi già vecchio e ancora aggrappato alla sua tetta. Cazzo, buongiorno, buongiorno. Un bello carro, eh? D'apposito. Ciao. Sto in coglione, non ho dormito con cazzo. Ma salve, che sta per la doccia? Andato a fare la doccia. No. Ti vedo. Sa fare il caffè, Andrea? Sì. Ho per te. No. Io so far te, questo è un male del sonno. Pronto? Dove stai te? Ampia. Vabbè, mi devo vestire, mi devo vestire e poi vengo, ok? Ciao, ciao, ciao. Tu sei a pranzo, vieni. Il risveglio a casa di Andrea è molto diverso da Rebibbia, perché qui c'è da mettere insieme il pranzo e la cena. Andrea non ha ancora un lavoro e sua madre ogni giorno glielo ricorda. Ci ho provato, ma non rispondeva. Vabbè, ho capito, però se te quelli devi lasciare per riprovare pure oggi, li provi domani. Mi piace la sigaretta, ma? E vengo a pranzo? Se no, mi piace io. Lo so. No, ce l'ho. Allora, vedi. Via. Tanto rivengo a pranzo. Vabbè. Oddio, che cagna! Bella! Sì. Vabbè, mamma, se vedevo prima che moro. Beh, vedi un po' che fa fa. Rilevato sotto l'acqua, ci ha aperto l'acqua tutto. Zio, come lo chiamano con rispetto i compagni di cella, non ha potuto fare la doccia
perché in anticipo sull'orario previsto dal regolamento. Perché ci vuole un'autorizzazione straordinaria per farsi la doccia? Cioè a quest'ora sì. Dopo faccio la domanda al ministero per farmi la doccia alle 8. Che cazzo è la doccia? E qui senza nessuno, senza la fila che senza te la... autorizzazione del ministero degli interni, del ministero di grazia e giustizia, del ministero della pubblica istruzione, perché ora siamo ignoranti. Amministrazione penitenziaria. No, scherziamo. Vado vicino un attimo. Una volta era d'obbligo la doccia prima di andare in causa, te dicevano che ti hanno in causa, te devono fare la doccia, te ci mandavano proprio loro d'obbligo. Dopo bussate carcerato, hanno vado al colloquio, io me l'avevo solo per colloquio. Qua la realtà è tutta un'altra galera, hai capito come stiamo? Che le cose normali diventano paradossali in galera. E le cose paradossali è una cosa normale in galera. È il contrario della vita qua dentro. Bastardi. Mentre R. Bibbia Lillo è ancora in accappatoio e non si dà pace per la doccia interrotta, a Sesto San Giovanni Francesco Fusano, detto Fuso, è in giro da qualche ora. Ciao, sì, sono io. Sì. No, lo so, dimmi tu che ti aspettavi. No, qua tutti si aspettano chissà che cosa. Ma dimmi tu che ti aspettavi pure tu. No, perché chi si aspettava che uscissi miracolato? No, ma evidentemente non è stato così, perché miracolato non sono stato. Francesco non è stato miracolato. Lo so, sì, no, è vero. È un mese che è uscito da Rebibbia ed ha ripreso a far uso di sostanze. Voi dove cazzo siete? Dove siete? Quando uno ha bisogno di voi, voi dove siete, mi dovete dire? Il problema è qual è? Il problema è uscire di galera, è trovarsi che la gente non ti si incula più. E sai perché? Perché si è dimenticata di te, perché tanto tu non gli interessi. Sono tornato un bambino, mi sono seduto sul calcio in culo di un bambino. Sai che c'è? Che non c'è amici, non ci sono amici, non si può contare su nessuno proprio. Deluso? Ma guarda, neanche più tanto. Forse perché inconsciamente mi aspettavo qualcosa del genere. Però avrei preferito che non capitasse. Vito! Mambri, limone e arancia. Te lo lascia qualcosa? Arancia. Guarda che arancia di prima qualità, Solo per voi, di prima qualità. Vitto, presto che è tardi. Ah, vai a braciola, Vitto. Dagliela a 11. Ma sta a far finta di scrivere invece di segni, oh. Eh? Sta a far finta di scrivere invece di segni. Sto scrivendo a Francesco. Saluta. Che io dico? Ti saluta la bruschetta? Ciao Francesco. Sono profondamente deluso di come vivi le tue giornate. Allora le tue incertezze, le tue paure di cui mi parlavi non erano solo fantasie. Appunto. Come sei uscito non hai perso tempo. Quindi quante cazzate mi hai detto? Quante me ne hai raccontate? Io non so né meglio e né peggio di te, perciò l'unico consiglio che ti posso dare è salvati la vita.
Ciao, Dario. Settimana sto pensando, ma un cazzo. È normale. Ma che è davvero? Ma pure perché non si può vivere così. Ma come vivi? Diciamo manco un euro per piarsi al caffè. Massimo, ti dico un'altra cosa, io quando ero detenuto a Cassino, almeno c'avevo una busta paga. Bravo. Perché lavoravo, c'avevo una busta paga, sai che mi sentivo. Io pure uscito vecchio. Mi sentivo, che ne so, più rispettato. Non lo so, più rispettato. C'è più rispetto, vabbè, perché comunque c'è più rispetto. Io non c'ho un cazzo. Niente. Sapevo. La parola, però non c'ho niente. Capito? Non c'ho niente, mi è rimasto il giacchetto col maglione. Sono stato detenuto dal 2002 al 2004, sono uscito, sono stato un assistente sociale e mi è venuto a dire che te posso fare io. Allora dimmo te in dove andare, dimmo te. È quello che fa quando esce? Ecco che fai. Dimmo te. Sta per strada. E mi ha detto pure il giudice, te lo ricordi? Come lei è un ragazzo invalido e va a fare la rapine. Ah. Allora dammi il lavoro te che io ci vado più a fare la rapine. Lascia da mangiare. Questa è la realtà, oh. Qui era tipo Toscana, no? Piccolette, tutte case attaccate. Manco, mi ricordo. Era troppo. Tutte le porte aperte, le finestre aperte, tutti amici. Sì, quello c'era mi ha detto più rispetto, no? Però ero tipo baracca. Andrea ed Emiliano, tra vecchi ricordi di borgata e carcere, si fanno l'eterna domanda: il crimine paga? O forse conviene andare a lavorare? Ma così. Non c'è più rispetto, non ci sono più i principi, non ci sta più niente. Niente. Ecco quello che vedi, che adesso i soldi è tutto. Bevo. Se attento a dove metti i piedi, se no va lungo, va. Signore e signori, questa è la famosa cella 8 di Re Bibbia Street. Noi chiaramente, considerando tutti i vari particolari e noie, negatività, eccetera, eccetera, noi tergiversiamo, gli facciamo capire al giudice che ci ha fatto davvero una pippa, in vero senso. Pippone! Anche un pippone, in vero senso. Quindi, dedicato proprio al giudice e a tutti coloro che dedichiamo questa canzone, che è una canzone di Nano Zero, chiaramente by Re Bibbia, by Professor e tutti quelli che stanno qua, Massimetto, Andrea, Diavoletto, Zio, Schizzetto, Breccolone, Ivo che sta dentro al sarcofago, però è uguale. È il grande cinese. E il cinese che sta lì in versione cuoco. Ok? Vai. E vai, professore! Il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni a una fotografia. Ogni sabato sera il professore ospita nella sua cella Diavoletto e compagni per un piatto di pasta e una serata al karaoke. Chissà se il seme del sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. E fai se stai lì da solo.